Salve a tutti da Giuseppe Ragozzino, siamo qui con Acer V700, dobbiamo adesso entrare all'interno nel BIOS, quindi noi andiamo in pratica ad accedere tenendo premuto il tasto Windows e il tasto laterale per quanto riguarda l'accensione, in questo modo riusciamo ad avere accesso al BIOS. Ci siamo messi sul tavolo, anziché stare diciamo all'interno della culla che vi arriva con la confezione, per comodità personale. Ovvio che la combinazione di tasti insomma possa funzionare anche se andate sulla luna, tuttavia sul tavolo, come vedete, funziona in maniera egregia. Per quanto riguarda il BIOS, parliamo di un tablet, in quanto tablet già è tanto il fatto di poter accedere al BIOS, come funzionalità insomma è un qualcosa che generalmente si dedica a macchine di carattere più avanzato, tuttavia potete vedere CPU type, CPU speed, in questo caso vi dice avete un 3317U come CPU, vi dice il tipo di hard disk, vi dà eventuali informazioni, potete poi andare a vedere la versione del BIOS, vi dice, vi dà il numero seriale, product name V700 e poi vi dà anche l'UUID. Questa è la pagina di benvenuto, non vi aspettate di trovare chissà quali opzioni all'interno del BIOS di V700, trovate giusto il minimo indispensabile, poi avete la sezione main, come vedete è sensibile al tocco il BIOS, piacevole aggiunta, bisogna ammetterlo. All'interno trovate System Time, System Date, vi dice Total Memory, in questo caso abbiamo 4 GB installati, Video Memory, vabbè, 128 MB, ma insomma, parliamo pur sempre di un tablet, quindi dovete considerare questo aspetto. Avete la possibilità di abilitare o disabilitare le eventuali funzioni, come vedete abbiamo Fast Boot, Network Boot, SATA Mode, come potete apprezzare il tutto è gestibile. Risulta ovvio che nel momento in cui volete per esempio cambiare, che ne so, da AHC a IDE, potete procedere in questo modo, come vedete basta un tocco, si apre il menu, track e track, e arriviamo alla risoluzione. Abbiamo poi security, dove per capirci all'interno di main trovate diverse informazioni, è vero, tuttavia vedete che c'avete il minimo sindacale, c'è anche il fast boot, è enabled o disabled, noi non abbiamo personalizzato nulla tra le altre cose rispetto a quello che trovate di default. Quindi tutte le opzioni attivate o disattivate che vedete adesso sono quelle che trovate di fabbrica. Security si diceva, qui trovate supervisor password, user password, HDD password, potete ovviamente settarle in modo tale da aggiungere un minimo di livello di sicurezza al vostro sistema, potete eventualmente gestire anche l'avvio su UEFI e potete fare un secure boot. Potete anche ripristinare i valori, e potete andare a gestire il boot priority order. Come vedete avete supporto UEFI, vediamo di scorrere questo lato, mi viene più comodo, e poi avete come visibile tutte le periferiche e l'ordine eventualmente di gestione. Ci sono determinate periferiche che sono presenti a livello nominale, come per esempio HDD 0, 1, 2, 3, 1000, eccetera. In questo caso ricordate che è un tablet, quindi alcune periferiche vengono sì menzionate perché all'interno della scheda madre sono presenti le relative connessioni, tuttavia non aspettatevi di avere magari 3 hard disk sul tablettino. Occhio. Poi avete l'exit, quindi una volta che avete gestito il vostro ordine, potete fare esci e quindi potete poi gestire appunto tutto il vostro BIOS, grosso modo si racchiude qui. Quindi se vi serve o meno il supporto UEFI, se vi serve o meno il supporto a un ordine di boot, potete gestirlo in questo modo. Non è che avete molto altro spazio di gestione. Ecco. Al termine potete fare Exit Saving Changes, Exit Discarding Changes, Load Setup Defaults, Save Changes o Discard Changes. Vedete, non c'è altro. Noi facciamo Exit Discarding Changes, ci dice Warning, vuoi uscire senza salvare alcunché? Boh, facciamo Yes. Aspettiamo un attimo, in questo caso è molto veloce a gestire tutto, è interessante come velocità di insieme in questo tablettino, ve lo faremo comunque vedere con tanto di screenshot e quant'altro, quindi non vi preoccupate, tuttavia la nostra schermata è già bella che pronta.
volessimo entrare all'interno del desktop, possiamo semplicemente selezionare l'app desktop, visto che appunto Windows 8 ha introdotto questa trovata. È ovvio però che sui tablet noi si consiglia di utilizzare l'interfaccia piastrellone rispetto a utilizzare il desktop vecchia versione, diciamo quello che insomma ci ha abituato da qualche lustro a questa parte, ma Microsoft, perché i tasti sono a dimensione dito. Nel momento in cui voi invece andate a lavorare sul desktop, in questo caso poi avete una risoluzione 1920x1080 su uno schermino oggettivamente compatto, perché, insomma, confrontatelo per esempio con le dimensioni della mia mano, quindi se i pulsanti già erano compatti con Windows 7, anche di un desktop di Windows 8, su risoluzioni maggiori, capite bene che con un Full HD su una risoluzione quindi così elevata e un polliciaggio così ridotto, i pulsanti si riducono ancora, quindi noi proprio per questo consigliamo di utilizzare il piastrellone. Vedete, vogliamo andare nelle piastrellone, come vedete, il tutto flippa, che è una meraviglia, e funziona. Normalmente nel video dedicato al BIOS, sia di laptop che di desktop, che insomma di qualunque computer ci passa tra le mani, noi facciamo vedere anche l'avvio e lo spegnimento. In questo caso, per comodità, siamo partiti dal farvi vedere direttamente come si aziona il BIOS, tuttavia, per completezza, adesso vi facciamo anche un restart, così riuscite a vedere agevolmente anche i tempi di spegnimento della macchina e di riavvio della macchina stessa. Noi ovviamente non tagliamo alcunché, ma in questo caso, beh, insomma, le prestazioni parlano da sole, non è che c'è molto altro da aggiungere adesso. Vedete, logo Acer, benvenuto, carica l'immaginella e track, arriviamo alla start screen. Quindi, insomma, il tutto funziona, non c'è molto altro da aggiungere in questo caso, quindi io ho concluso. Se vi restano dubbi, domande, curiosità, per carità, noi siamo a vostra disposizione, lasciate un commento, insomma, i metodi per contattarci, l'email, Twitter, Facebook, YouTube, Dailymotion, insomma, siamo ovunque come il prezzemolo. Pertanto io vi ringrazio dell'attenzione, vi saluto, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e i canali social che vi avevamo appena menzionato, appunto siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, un saluto, ci si vede online, a presto da Giuseppe Ragazzino.